E Castelvetro stende 2-0 la Grumulus e va in finale. Stavolta toccherà vincere fuori casa sul campo del San Biagio. È una bella partita, un bel derby acceso e il messaggio dei tifosi di casa non ha bisogno di essere tradotto, per così dire. Al secondo occasione per la Grumulus si salva sulla linea Anelli sul tentativo di Moglia. Al 13° Castelvetro in vantaggio, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Dopo la parata di Generali su Buongiorno, mette dentro Groppelli, che però è appunto in offside. Al 15° altro calcio piazzato, questa volta è la conclusione di Fornasari e tesa, la palla sfiora gambe e palo. C'è chi si guarda la partita anche da posizione privilegiata, ovviamente senza pagare il biglietto. Poi al 16° l'errore in uscita della Grumulus per poco non viene punito, ma Generali rimedia mettendo la retromarcia sulla conclusione di Maiocchi. Al 19° altra occasione per gli ospiti, questa volta in mischia, la conclusione del numero 2 Generali viene deviata in corner. Alla mezz'ora Castelvetro in vantaggio, fallo procurato da Fornasari sull'uscita del portiere e calcio di rigore che Maiubi trasforma con freddezza. Al 39° ancora Maiubi ci prova in diagonale, la palla viene parata, poi conclude Fornasari che però calcia altissimo. Al 42° altro contropiede del Castelvetro molto pericoloso, la difesa ospite si salva all'ultimo istante sul cross di Maiubi che stava per trovare Ba. Nella ripresa, al 7° minuto, una strana punizione calciata da Moglia viene parata facilmente dal portiere di casa Sayai, ma comunque è il segnale di un buon avvio ospite. Al 13° esce male, il portiere del Castelvetro rimedia però Groppelli su Generali che si era inserito bene. Al 23° la gara si chiude, punizione da destra, battuta da Maiocchi, Ba imperioso stacca di testa e fa 2-0. Due minuti dopo il Castelvetro potrebbe addirittura fare tris, ma Fornasari spara sul portiere che para addirittura con il petto. Al 38° l'ultima occasione del match, ci prova Bocca, non inquadrato, ma è molto bravo Sayai a mantenere intonsa la propria porta. Domenica San Biagio-Castelvetro decide chi delle due andrà alla fase regionale playoff.